Ieri pomeriggio, allo stadio Brigata Cremona di Alfonsine, i leoncini di Affaticato hanno portato a casa una bella vittoria, 2-0 contro il Meldola, una delle capoliste del campionato di promozione. Sugli spalti, il coro della tifoseria giallorossa si è fatto sentire, come sempre, riempiendo il cuore dei giocatori. Ma prima della partita abbiamo parlato con Federico, uno dei portavoce degli Ultras del Ravenna, dopo la polemica sorta a causa della scelta di giocare la partita in casa contro il Meldola, non a Marina di Ravenna, bensì ad Alfonsine. Noi già siamo stati praticamente sfrattati dal campo, un po' diciamo così, perché è stato un po' il comune, diciamo, che è arrivato in ritardo, ci hanno trovato il campo di Marina che gentilmente ci ospita, a noi essere, diciamo così, sbatacchiati, ma a noi poi come alla fine a tutti i tifosi del Ravenna, essere sbatacchiati da una parte all'altra della provincia inizia un po' a stufarci come situazione, anche perché voglio dire, adesso diciamo così si è creato questo precedente qui che magari c'era il problema della capienza, eccetera. La prossima volta che magari qualcuno si lamenterà dove andremo a giocare, non so, ad esempio a Lugo, cioè, a noi questa situazione qui ci sembra assurdo, ci sembra che ci sia mancato di rispetto alla fine a tutti i tifosi, a noi come poi alla fine anche magari ai signori del centro coordinamento, ai semplici tifosi, è una mancanza di rispetto. E onestamente, essendo che sono state, diciamo così, imputate motivazioni tecnico-logistiche non meglio precisate, non sappiamo neanche, diciamo, con chi prendercela, perché non sappiamo da chi sia arrivata questa scelta, ecco. Comunque ciao anche Ravenna, ci andiamo, però in ogni caso oggi facciamo un tifo che spacca il culo. Siamo noi che ci teniamo, oltre la categoria e oltre i risultati, perché la gente che è qui non è gente che gliene frega della Serie A o della Serie B, via dicendo, gente che gliene frega della Ravenna e di Ravenna. Quindi comunque gli Ultras non abbandonano la squadra. Assolutamente no, anzi siamo qui ancora più caldi del solito, anche per questo motivo qui, per far vedere che noi assolutamente non ci allontaniamo dalla squadra e vogliamo esserci e fare il nostro tifo. Va bene, senti un commento su questo Ravenna? Bene, c'è tanto entusiasmo, siamo molto contenti, vediamo che i ragazzi in campo danno l'anima, penso che anche loro abbiano visto che comunque hanno un pubblico, diciamo così, di tutto rispetto. Noi cerchiamo di fare il dodicesimo uomo in campo, speriamo che questa cosa possa, diciamo, contare alla fine dei giochi, ecco. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.